tutti, oggi sono qua per parlarvi delle mie ultime scoperte in fatto di beauty, gli ultimi prodotti che sto amando. Alcuni di questi prodotti sono per me delle vere e proprie scoperte, non perché necessariamente nuove, ma perché le ho scoperte adesso. Il primo prodotto di cui vi voglio parlare è stata una bella sorpresa per me, perché era in un kit con altri due prodotti che mi interessavano particolarmente. Questo era quello che mi ispirava meno e su cui avevo tante perplessità. Sto parlando dell'Ultra Facial Cleanser di Kiehl's. Quello che non mi convinceva di questo prodotto è che c'è scritto che è per tutti i tipi di pelle. Quindi si presenta come un prodotto universale e io fatico a credere che qualcosa che va bene per una pelle problematica, mista, oleosa, vada bene anche per qualcuno che ha la pelle molto secca. Quindi ho iniziato a provarlo, ma perché ce l'avevo, non perché fossi particolarmente incuriosita da questo prodotto. In realtà mi piace tantissimo. Non lo sto amando soltanto io, ma ad esempio anche mia sorella, che ha un tipo di pelle simile ma abbastanza diverso dal mio, quindi non so se vada effettivamente bene per tutti i tipi di pelle, però ad esempio per la mia pelle, che è mista tendente a ingrassarsi, va benissimo. È un gel abbastanza lattiginoso che fa pochissima schiuma, almeno su di me non ne fa quasi per niente, ed è una cosa che apprezzo perché la schiuma tende a infastidirmi abbastanza. Quello che faccio io è prelevare un pochissimo prodotto, passarlo un attimo sotto l'acqua e massaggiare appunto sulla mia pelle. Mi piace molto non solo perché effettivamente pulisce la pelle, ma perché una volta risciacquato non sento la pelle tirare, cosa che capita abbastanza spesso con i detergenti, che tendono quindi a pulire ed asciugare il più possibile. Ho provato dei detergenti specifici, ad esempio per pelli miste, ma anche in quel caso tendono a volte a seccare un po' la pelle. L'unica cosa che non mi convince al 100% di questo prodotto è l'applicatore. Questo tubetto non facilita affatto le cose, ma anzi spesso è difficile prelevare una piccola quantità, di solito ne esce di più, quindi è difficile dosare il prodotto, e come vi dicevo ne basta veramente pochissimo, quindi si tende a sprecare un po' di prodotto. Siccome adesso è arrivato un gran caldo, non posso più utilizzare la crema viso che utilizzavo in precedenza perché è troppo ricca, appesantisce veramente tanto la pelle, e quindi sono andata alla ricerca di un nuovo prodotto per idratarmi. E così mi sono imbattuta in questo fluido matificante di Caudalie. Si chiama VinoSource ed è appunto un fluido matificante idratante per pelli miste. Lo sto veramente adorando perché ha una consistenza comunque molto leggera, si asciuga abbastanza in fretta sul viso e lascia questo effetto matte senza seccare la pelle. Comunque va a idratare ed è una cosa secondo me importantissima adesso che arriva il caldo. Quando fa molto caldo a me passa un po' la voglia di mettermi in faccia la crema perché mi sento proprio colare il viso. Invece questa, essendo così leggera, va comunque a nutrire la pelle, quindi l'aiuta, ma allo stesso tempo lascia comunque la pelle abbastanza opaca. Non è un effetto proprio pesante come può darlo magari un primer o un prodotto make up, però non lascia la pelle lucida e si assorbe abbastanza velocemente. Ha poi una profumazione veramente molto molto buona, mi piace molto questa linea a base di uva di Caudalie, quindi top. Ad esempio sempre di questa linea, l'anno scorso avevo preso l'acqua, sempre all'uva, l'acqua idratante, è praticamente finita e mi piange un po' il cuore perché è favolosa anche questa. Quando fa molto caldo basta spruzzarsela, ti rinfresca veramente. Per il mio compleanno mia sorella mi ha regalato una mega scatola di Lush con dentro tanti prodotti, tante novità che c'erano sia per la festa della mamma, che era appunto lo stesso giorno del mio compleanno, sia nuovi prodotti comunque della collezione primaverile. Fra questi c'era un prodotto che non avevo mai provato prima, quindi incuriosita ho iniziato ad utilizzarlo e me ne sono innamorata. Sto parlando del gel doccia solido. Questo in particolare si chiama Antiope e ha una profumazione veramente molto fresca. Era un po' titubante mia sorella quando l'ha visto, perché a me non piacciono gli agrumi, in particolare io odio l'arancia. In questo prodotto c'è l'arancia brasiliana, oltre a un olio che non avevo mai sentito prima, ovvero l'olio di Pequi, non ne ho idea, ed essenza appunto di arancia brasiliana. Devo essere sincera, non si sente proprio odore di arancia, ma si sente qualcosa di leggermente agrumato, ma soprattutto fresco. È una profumazione che mi piace, non è fra le mie preferite, però è molto buona, soprattutto se fate la doccia
quando fuori fa molto molto caldo, perché rinfresca immediatamente. Io un paio di anni fa avevo comprato un sapone a base di limone, se non sbaglio, di Lush, ed estate mi lavavo praticamente solo con quello perché rinfrescava veramente tanto. Devo dire poi che questo nuovo formato, ovvero il solido senza confezione, mi piace molto. Io lo trovo abbastanza comodo e pratico, lo sposto facilmente. Temevo che si squagliasse con tutto questo caldo, non ho poi una scatolina dove tenerlo. In realtà è perfetto, anche quando lo utilizzo non macchia la superficie dove lo lascio. Certo, lascia un minimo di segno, ma se è bagnato è chiaro, non è un problema quello. Il prodotto in sé non si squaglia, non si è rovinato, mantiene comunque la sua profumazione anche se all'aperto, e anzi profuma tutta la stanza, e niente, mi sta piacendo tanto. Può essere anche una buona soluzione per chi magari viaggia e non può portarsi ad esempio con sé tanti liquidi invece del solito sapone. Questa boccettina così solida è anche molto carina. E a proposito di caldo, una delle mie ultime scoperte è stata la maschera di Dior Jelly Mask della linea Alife. Lo so che questa non è la sua confezione originale, ma l'ho smezzata con mia sorella, quindi lei ha il pack originale, io ho travasato un po' della maschera in questa confezione neutra. Si tratta di una maschera appunto in gel da applicare sul viso e tenere per 3 minuti, è rinfrescante e dovrebbe anche illuminare l'incarnato. Appena l'ho messa mi è piaciuta immediatamente, innanzitutto perché ha un profumo bellissimo, cioè le maschere di Dior hanno questo odore di lusso che proprio ti sembra di essere alla spa. Trovo poi comodissimo il fatto che sia una maschera da 3 minuti, perché la si può applicare appunto 2-3 volte a settimana senza stare a perdere tempo. È molto rinfrescante, ha una consistenza in gel che appena l'applicate sul viso rinfresca immediatamente. Infatti quando l'hanno acquistata mia mamma e mia sorella, in negozio l'hanno appunto consigliata da applicare ad esempio anche dopo l'esposizione al sole, per rinfrescare appunto il viso. All'interno poi ci sono dei piccoli granelli di, se non sbaglio, nocciolo di albicocca, che svolgono un'azione esfoliante. Ma è veramente molto molto blanda, praticamente quando la stendete sul viso è come se massaggiaste un po' la pelle appunto con questi semini, con queste piccole particelle. L'amo follemente. Un'altra maschera che ho scoperto nell'ultimo periodo e che mi piace tantissimo è la maschera per i piedi. Questa in particolare è di Sephora, è la maschera alla lavanda, che è la mia preferita in assoluto. E nonostante il primo impatto per me sia stato un po' molto strano, perché sono praticamente come dei calzini in plastica in cui dovete infilare i piedi, quando li infilate c'è un tessuto comunque pregno di siero, la maschera, quindi è viscido e fa un effetto stranissimo al piede, però sono molto comodi perché si infilano e hanno una specie di nastro adesivo per assicurarlo al piede, quindi voi con la maschera ai piedi potete anche camminare per casa. Certo, è più rilassante stare stesi magari con i piedi leggermente rialzati per facilitare anche la circolazione, però io ad esempio non riesco a stare mai ferma, devo essere sempre in movimento, devo sempre fare qualcosa, quindi avere una maschera ai piedi che mi permetta anche di spostarmi è praticissima. Inoltre sui miei piedi lascia un effetto quasi vellutato, cioè una volta tolto il calzino, diciamo, i piedi ovviamente sono ancora pregni del siero, quindi vanno lasciati ad asciugare, però una volta asciugati io la sento la differenza sui piedi, li sento veramente più morbidi. Oltre a questo si aggiunge il fatto che inserendo il piede in qualcosa di liquido si ha un effetto fresco, e soprattutto quando le temperature sono abbastanza calde non c'è nulla di più rilassante che immergere i piedi in acqua fredda, o in questo caso in una maschera appunto rinfrescante. Io poi amo la lavanda, mi piace molto come profumazione, utilizzo anche una crema per i piedi a base di lavanda che è sempre di Lush, quindi top, top. Quante volte ho detto top in questo video? Comunque sono tutte cose che mi piacciono molto. Passiamo ora ai prodotti make up. Ne ho ben 2+1 da mostrarvi, che ho scoperto ultimamente, di cui mi sono follemente innamorata. Il primo è stato un regalo ed è stata una sorpresa bellissima, ed è questo rossetto di Yves Saint Laurent che mi ha regalato Mr. Cibi per il mio compleanno. Allora, momento apprezzamento per la confezione, perché non penso di avere un altro rossetto così bello, cioè
Il pack richiama lusso sfrenato e non so, mi piace tanto. Comunque, a parte questa piccola cosa superficiale, il rossetto in sé mi piace veramente tanto. Ha un colore che si avvicina abbastanza a quello delle mie labbra. Non è un colore né troppo caldo né troppo freddo, quindi io lo metto veramente con qualsiasi cosa e un po' sinceramente me ne infischio, anche perché mi piace il prodotto in sé. E come vi dicevo, su di me dà l'effetto di avere delle labbra quasi naturali, perfette. La formulazione di questo rossetto mi piace molto perché è molto idratante. Io sono abbastanza abituata ai rossetti matte che mi seccano tantissimo le labbra. Avere un prodotto del genere invece, che non è solo cremoso ma effettivamente idrati, mi fa molto piacere. Allora, questo in particolare è il Rouge Volupté Shine, il numero 9, il Nude Sheer. Devo essere sincera, quando vado a spulciare fra i rossetti in genere snobbo immediatamente i colori sheer o i nude che si avvicinano troppo al mio colore di labbra. Questo perché penso io, se devo spendere dei soldi, perché comunque io preferisco investire in prodotti buoni, preferisco avere una cosa buona che tante mediocri. Quindi quando vado a scegliermi un rossetto in genere non è una spesa che faccio a cuor leggero, e quindi penso, perché spendere soldi per un rossetto che sulle mie labbra si vede poco? Preferisco quindi investire in rossetti abbastanza pieni, intensi. Questo però a lungo andare mi ha portato a non avere rossetti via di mezzo, diciamo, a non avere qualcosa portabile, comodo per tutti i giorni. E quindi quando mi è stato regalato questo rossetto ho capito l'importanza di avere un prodotto del genere comunque nella mia collection di make-up. Qualcosa che riesco a portare tutti i giorni in tranquillità, questo lo applico anche senza bisogno ad esempio dello specchietto perché ricorda molto il colore delle mie labbra, non c'è paura di sbavare o di fare disastri, quindi è praticissimo, dà un tocco molto leggero però curato ed elegante e si abbina praticamente ad ogni tipo di look. L'altro prodotto invece è una cipria che ho acquistato recentemente, ovvero la Peach Perfect di Too Faced, è una cipria in polvere libera, e niente, io l'ho acquistata perché pensavo profumasse come la palette di Too Faced, sempre a base di pesca, che mi piace tantissimo. Non l'ho acquistata ovviamente soltanto per la profumazione, ma anche perché non ho una cipria in polvere libera. Ultimamente sentivo la necessità di fare questo passo e quindi mi sono decisa su questo prodotto qua. Allora, la prima volta che l'ho aperto sono rimasta molto delusa perché non profuma affatto come la palette, sa di pesca ma anche di fico e quindi risulta un po' più dolce. Trovo molto pratica la confezione perché una volta svitato questo tappo non c'è immediatamente la polvere, cosa che avrebbe comportato un sacco di disastri, ma c'è un secondo coperchio, mi viene da dire il prelievo di cipria, comunque facilita l'applicazione, non so come spiegarlo. A parte questo, comunque è una cipria che mi sta piacendo da morire. Tutte le volte che la applico mi sembra di avere addosso qualcosa di super levigante. Io lo utilizzo per fissare il correttore, principalmente sotto gli occhi. Sapete che non metto quasi mai il fondotinta, quindi la utilizzo solo per fissare il correttore. E tutte le volte che lo applico mi sembra veramente di essermi passata sotto gli occhi il ferro da stiro, perché leviga tantissimo e basta veramente poco prodotto. Io lo prelevo con la Beauty Blender inumidita, ci passo sopra, cerco di pressare bene la cipria nella zona appunto interessata e poi subito passo con il pennello per rimuovere l'eccesso, perché ho paura che essendo una cipria in polvere libera appunto segni troppo il mio contorno occhi. Quindi l'applico con la spugnetta e poi rimuovo l'eccesso con il pennello e così ho veramente un contorno occhi molto levigato. Veramente, è una goduria mettere questa cipria, perché innanzitutto fissa, il correttore non mi è andato mai nelle pieghe da quando utilizzo questa cipria e soprattutto dà questo effetto non soltanto ottico, ma se io passo il dito comunque sotto gli occhi
sento veramente scivolare come se fosse velluto ed è una sensazione bellissima. Ultimo prodotto make up non make up che voglio mostrarvi oggi, che ho scoperto molto recentemente, è questo struccante di Garnier, in particolare l'acqua micellare fresh per pelli normali o miste. Qua dice che strucca, purifica e opacizza senza risciacquo per viso, occhi e labbra. Poco prima di trasferirmi e i primi tempi quando mi sono trasferita, ho iniziato ad utilizzare l'acqua micellare di Garnier, di cui avevo sentito parlare benissimo ovunque, però quella normale tra virgolette, comunque quella con il tappo rosa, e sì, struccava, ma nulla di eccezionale. Premessa, io ero abituata a struccarmi con l'olio struccante di Dior, che a quanto capito non fanno più. Adesso c'è un altro olio struccante di Dior che a me non strucca niente ed è anche difficile da rimuovere dal viso, mentre lo struccante che utilizzavo prima era appunto un olio che io mi massaggiavo con le dita molto delicatamente, soprattutto nella zona degli occhi, e che a mio parere toglieva in maniera eccezionale il mascara senza danneggiarmi le ciglia. Cosa che invece utilizzando ad esempio un prodotto del genere con il dischetto di cotone, immancabilmente una o due ciglia mi cadono sempre. Non importa quanto io sia delicata, ma è così. Dicevo quindi che con l'altro struccante di Garnier sì, riuscivo a struccarmi bene, ma il mascara non in maniera eccezionale. Terminato, mi sono precipitata nel primo negozio che ho trovato qua nella città nuova, visto che non conosco niente, e mi sono imbattuta in questo. Ho deciso di provarlo innanzitutto perché non me la sentivo di provare un altro struccante diverso, perché avevo paura che magari mi rovinasse ancora di più le ciglia o che non struccasse bene, quindi sono andata abbastanza sul sicuro. Non c'era il formato normale, ma c'era questo qua con il tappo verde che c'è scritto addirittura che purifica e opacizza, quindi io la pelle mista ho detto proviamo. Non ho fatto caso se funzioni veramente come mattificante o meno, perché non è quello che mi interessa, però per struccare secondo me strucca meglio di quello normale di linea, insomma quello col tappo rosa. Ma anzi, da quando lo utilizzo riesco a rimuovere molto più facilmente il mascara e penso che non sia quasi mai caduta alcuna ciglia. È anche abbastanza rinfrescante, devo dire. Mi è capitato di utilizzarlo una volta che non fosse di sera, quindi nell'arco della giornata faceva molto caldo, e mi sembrava di avere la pelle particolarmente fresca dopo averci passato sopra un dischetto di questo prodotto. Questi erano quindi tutti i prodotti beauty che sto amando al momento e che ho scoperto appunto recentemente. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, se avete provato anche voi alcuni di questi prodotti, e soprattutto se avete uno struccante miracoloso per le ciglia. A parte questo, vi ricordo come al solito che in descrizione trovate tutti i link per seguirmi sui vari social, trovate il canale Telegram in cui vi aggiorno man mano che escono video nuovi, articoli nuovi sul blog, news, ultime uscite in fatto di libri, fumetti e quant'altro. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!